un testo per sognare cieli e terre pastorali nuove. Abbiamo il piacere di tornare a collegarci questa mattina con Roberto Mauri, psicologo, autore del libro Campo Base, edito dal Centro Studi Missione Emmaus. Buongiorno, buongiorno Mauri, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie, buongiorno. Campo base, sottotitolo, l'oratorio che verrà, punto interrogativo. Allora, perché ha scelto, Mauri, l'immagine del campo base per definire l'oratorio? Campo base, come tutti potete facilmente intuire, richiama quelle situazioni in cui abbiamo bisogno di una struttura snella, essenziale, leggera, su cui appoggiarci e partire per delle imprese. Solitamente il campo base viene utilizzato per delle imprese di alta montagna o anche di imprese naturali molto interessanti, molto sfidanti. Ecco, l'oratorio potrebbe diventare, l'oratorio che verrà, se verrà, potrebbe diventare questo tipo di realtà. Un campo base capace di essere una piccola struttura e dare spazi di ospitalità e di innovazione molto più flessibili rispetto alle strutture ormai un po' tradizionali, un po' pesanti, cui siamo abituati. E se vogliamo, un doppio riferimento. Il campo base è un terzo luogo ecclesiale, cioè è una nuova modalità di presenza pastorale della Chiesa e assomiglia molto a quelle realtà che siano sempre più familiari, come i co-working, dove le persone si trovano, condividono spazi, condividono situazioni, eppure sono molto mobili, molto leggere. Ne abbiamo bisogno perché la nostra società è diventata molto più mobile, molto più leggera. Mi verrebbe da chiederle se i ragazzi di oggi, coloro i quali hanno tra i 10 e i 15 anni, conoscono il significato della parola oratorio, ma questa magari è un'altra domanda. Però il suo libro ripercorre la storia dell'oratorio. Quali sono state le tappe principali? Dunque, proprio per quella battuta appena fatta, se conoscono l'oratorio, rapidissimamente diciamo che l'oratorio è frutto di un sogno, sogno di San Giovanni Bosco, che ha genialmente, profeticamente sognato una possibilità per dare a dei ragazzi, siamo a fine 800, inizio 900, uno spazio e un protagonismo, perché erano ragazzi sbandati per le città. Ora, l'oratorio parte lì, quindi la prima cosa che ha fatto l'oratorio è creare una sorta di cittadella, cioè una situazione protetta, completa, che doveva fare le cose che facevano gli altri, ma in modo migliore. Per cui in oratorio trovavamo lo sport, trovavamo il gioco, trovavamo il cinema, trovavamo il teatro, trovavamo il bar, una realtà completa in se stessa, in alternativa ai pericoli della società. Qualcuno pensa ancora a questo come oratorio. Questo oratorio è finito, questo è l'oratorio cittadella, è finito con la contestazione studentesca, con gli anni 60-70, con il concilio. Dopo l'oratorio si è rinnovato in un altro tipo di modello che potremmo chiamare carovana, cioè si è messo in moto. Ma anche la carovana, e vorrei citare quel famoso brano evangelico in cui il piccolo Gesù dodicenne va nei dottori del Tempio, apparteneva alla carovana. I suoi genitori, Maria e Giuseppe, l'hanno cercato nella carovana, ma non l'hanno trovato. Quindi da una parte molto più mobile, molto più bella la carovana, si muove, va a Gerusalemme, torna indietro, però quando cerchi il dodicenne non lo trovi, non lo trovi. E così è il dramma, lo spavento di tanti oratori, che sono diventati molto più mobili, ma pensano ancora di avere al loro interno la possibilità di gestire persone che invece vanno cercate fuori. Quando l'hanno cercato fuori, il piccolo Gesù dodicenne, l'hanno trovato. Quando lo cercavano dentro la carovana, non lo trovavano più. E questo è un po' il destino che sta capitando agli oratori. Allora, anche il modello carovana è terminato con il nuovo millennio, e adesso ci dobbiamo porre appunto il problema di nuove forme pastorali, che siano più in grado di intercettare
proprio la realtà, il modo di vivere, di ragionare dei nostri ragazzi, dei preadolescenti, degli adolescenti. Ecco, lei è partito parlando del sogno di Don Bosco per poi arrivare al destino degli oratori e parlando proprio di nuove forme pastorali da trovare, da ritrovare, da scoprire. Ecco, qual è lo stato di salute dell'oratorio oggi? Beh, direi non molto buono. Cioè, ormai sono anni che l'oratorio si trova in uno stato di stallo, uno stallo, cioè non va né di qui né di là. Da una parte ha una formidabile tradizione, ha tutta una serie di esperienze consolidate, dall'altra parte, in qualche modo, vengono meno i suoi presupposti. Quali erano i presupposti dell'oratorio? Che non ci sono più. L'oratorio, come l'abbiamo in mente noi, immagina che ci sia un religioso, un prete come perno, della sua attività, ma non ce ne sono più. Immagina che ci siano i giovani protagonisti nell'oratorio stesso, ma i giovani in oratorio non ci sono più, purtroppo. Terzo, immagina che ci sia un radicamento popolare, perché l'oratorio è popolare, nel suo quartiere, nel suo villaggio, nel suo paese, nel suo territorio. Ma questo radicamento con la mobilità sociale di oggi non è più possibile. Quarto, anche l'appartenenza all'identità cristiana. L'oratorio per definizione è aperto, ma aperto ci tiene molto ad essere accogliente, accogliere tutti, ma è complicatissimo oggi proporre un'appartenenza cristiana in un contesto che tu vuoi che sia assolutamente aperto a tutte le religioni, a tutti i ragazzi, a tutte le dimensioni sociali. Quindi queste quattro caratteristiche che facevano l'oratorio e che magari qualcuno ha ancora in mente, purtroppo non sono più praticabili. Allora, fa tristezza vedere oratori vuoti. Fa tristezza vedere oratori che sono nati come formichine operose, pastorali, che invece sono diventate cicale. Cantano una sola stagione, l'estate. L'estate si riempiono per l'oratorio estivo e poi si svuotano. Fa tristezza vedere questo tipo di situazioni. Ma d'altra parte è proprio questo che ci invita a fare un passo coraggioso, nuovamente profetico. Il tema è che gli oratori hanno difficoltà a sognare. Il tema è che gli oratori gestiscono, sono spaventati da questo stallo, cercano di tirare le remi in barca piuttosto che essere coraggiosamente protagonisti in forme nuove. E questa è la sfida che riguarda gli oratori e questa è la sfida del diventare campo base, cioè un punto in cui arrivi per partire, non per restare. Il campo base non è fatto per restare lì. Il Certo. campo base è un appoggio per fare delle imprese coraggiose e trasformare. Il tema dell'oratorio è sempre stato formativo. La formazione vuol dire che tu hai in mente delle cose e poi le proponi agli altri. Il campo base ti educa con l'esperienza, ti educa trasformando le situazioni. È un nuovo tipo di prospettiva di cui però abbiamo bisogno. E lei lo scrive anche nel libro, è tempo di coltivare germogli e lasciare che si sprigioni la creatività della comunità giovanile, di immaginare il nuovo e di lasciarlo emergere. Per questo il suo libro rappresenta anche una sollecitazione, perché potremmo dire è arrivato questo tempo, come diceva lei, l'oratorio si basa su quattro caratteristiche, nel momento in cui queste quattro caratteristiche vengono meno, bisogna ripensare qualcosa di totalmente Esatto. nuovo. Esatto. Di nuovo, prendiamo esempio da San Giovanni Bosco che ha avuto il coraggio di sognare qualcosa che non esisteva. Però non si sogna mai la stessa cosa due volte. Quindi abbiamo bisogno di sogni originali, sogni nuovi, soprattutto quando lavoriamo e amiamo le giovani generazioni. Quindi certamente in modo urgente occorre che ci sia questo nuovo tempo dei giovani e dell'oratorio. L'oratorio io l'ho usato come parola perché è la parola che tradizionalmente indica come dire, la sensibilità e l'impegno delle comunità cristiane verso i giovani. Ma anche la parola oratorio è una parola che, come dire, sente il peso degli anni, potremmo dire. Quindi, qual è la prospettiva? La prospettiva del campo base è un cammino sinodale.
Il cammino sinodale vuol dire essere insieme a camminare, entrare in contatto con la sana inquietudine di non avere tutte le risposte, ma avere le domande giuste da fare ai giovani, perché questo vuol dire immaginare il nuovo, lasciarlo emergere. E quindi la creatività dei ragazzi, dei giovani, la possiamo alimentare, la possiamo intercettare assumendo una nuova postura spirituale. Sinodale, cosa vuol dire sinodale? Camminare insieme, ascoltare, fare insieme discernimento e creare veramente condizioni di nuova fiducia e nuova credibilità. E credo che molti di coloro che lavorano con i giovani sentono questo tipo di esigenza. Mi farebbe piacere che questo testo che ho proposto colga degli spunti. Il testo non è una risposta, è a sua volta una domanda aperta che sollecita a non arrendersi, ma a immaginare cieli nuovi e terre nuove. Esattamente, una sollecitudine, come ha detto Sì. lei stesso. Grazie per questi spunti che ci ha regalato Mauri. Speriamo che questa Grazie intervista, che poi pubblicheremo sul nostro canale YouTube, faccia un po' il giro anche degli educatori, dei catechisti, dei genitori, delle famiglie, di coloro i quali camminano, come ha detto lei, camminano, devono ascoltare, devono dare fiducia ai giovani e ragazzi di oggi. Ricordiamo il titolo del suo libro, Campo Base, firmato dallo psicologo Roberto Mauri, che ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Grazie. ovviamente a disposizione di coloro che vorranno sognare insieme. Torneremo a chiamarla anche su altri argomenti. Grazie Grazie. molte, grazie. Buona Buona giornata e buon giornata. lavoro. Buon lavoro a lei. Ci fermiamo qualche istante e poi ci collegheremo con Napoli per parlare di un interessante convegno che ha come protagoniste le donne e la bioetica.